una cosa dobbiamo sapere, dobbiamo capire e individuare le varie zone di merletto dove c'è la tradizione del merletto. Ci sono delle zone come Gorizia, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Liguria, nelle Marche, e poi una piccola zona dell'Irpinia, Monte Fusco. E dobbiamo dire che allora sono zone di merletto tradizionale. Poi c'è un merletto classico, poi c'è un merletto moderno. Poi c'è anche la fantasia di chi lo lavora. C'ho passione che da tanto tempo ormai ci accomuna. Siamo approdati alla scuola di merletti di Gorizia. Alcuni stilisti del sud, specialmente quelli siciliani, Dolce Gabbana, hanno riproposto nella loro collezione dei merletti a fuselli. Allora, il costo è molto eccessivo, per cui la manovalanza che viene quando deve costare una maglia oppure una camicia o un'applicazione di merletto, quindi derogativo. Trovate tra i giovani, chiarissimo. Trovate tra i giovani invece che si appassionano, uno dei giovani che si appassionano, sì, a questa. Devo dire che nella mia scuoletta, diciamo, nel mio gruppetto. Lei viene da? Io vengo sempre da Briglia. E abbiamo tre sedi dove vado a insegnare: una alla Briglia, una Cisterna e una alla Latina, sempre nella provincia. E a Cisterna dall'anno scorso è venuta una bambina di 11 anni, adesso ne ha 12, molto brava, preparata, è stata affascinata dai merletti portati da loro. C'erano dei cuscini Portafede, e se ne è innamorato di uno, siccome che oggi proprio fa 25 anni di matrimonio la mamma, il papà, e l'ho aiutata a realizzare uno di quei cuscini. Un'altra bambina si è avvicinata quest'anno, però questa ha le speranze invece della campagna. Io riprovo un po' le scuole elementari e le scuole medie, perché prima alle scuole medie noi di un'altra generazione applicazione tecnica. Ricordo che c'erano le ragazzine che facevano il punto, sarebbe il mezzo punto a croce. Adesso non c'è più questa disciplina, per cui manualità si fa perdere. Anche se io ho avuto due ragazzine fino all'anno scorso che avevano 13 anni. Poi, allora, il dovere della scuola, perché ci sono molte materie, lo sport, abbandonano la cosa. Certo, dove si può aderire, e l'unica cosa, siccome che purtroppo i materiali costano, perché noi soprattutto li dobbiamo importare da solo, perché da noi non si trova un negozio che li vende, e se li vende vendono molto cari. Per quanto riguarda l'aiuto del comune, era appunto mettere questi banchetti, questi tomboli là, in modo che il bambino quando viene, la ragazzina quando viene, si mette là e lavora con noi, e avere questa possibilità, magari lasciare un fondo, lo porto a casa e lavoro, e poi se lo perdi, perdi i soldi, insomma, perché giustamente il comune non è che ci può rimettere, se uno si porta via il materiale, non lo porta. Dobbiamo essere prima noi a sensibilizzare loro, nel senso che a organizzare mostre, a far conoscere il merletto, perché allora noi che siamo del settore, sensibilizzare con delle mostre, a esporre dei manufatti antichi, fare delle ricerche, perché allestire delle mostre non è che sia economico, è anche dispendioso, però oppure fare dei raduni come abbiamo fatto oggi qui in questa associazione, non so, metterci tutti insieme e organizzare mostre. Sono molto bravo a organizzare mostre.